Nuovo Renault Captur, take the alternative road. Gamma Captur, fino a 4.500 euro di vantaggi. Scoprili tutti in concessionaria. Maurizio Domizzi, il match winner. Partita praticamente nel finale con dei colpi di scena, però ha ragione chi vince. Tu che ne dici? Dico che è stata una partita particolare, nel senso che noi siamo passati in un attimo da veramente da rischiare di andare in depressione, perché non portare a casa una partita che eravamo sul 2-0 in pieno controllo e prendere due gol così, mi sinceramente a 20 anni che gioco non mi era mai capitato così, quindi abbiamo rischiato un tracollo psicologico fortissimo e poi abbiamo avuto la forza e anche un po' la fortuna, perché a volte ribaltare una partita che si era messa in questo stato è impossibile. Però ho fatto veramente un bel gol, quindi c'è anche merito mio, insomma, di aver fatto un gol non casuale ma bello e cercato, e abbiamo riequilibrato un po' la cosa, anche se purtroppo non siamo riusciti a gioire veramente della vittoria come avremmo voluto, perché eravamo rimasti un attimino scioccati per quei 30-40 secondi in cui ci eravamo fatti recuperare il risultato. Ecco, ci racconti un attimo il gol, eh? È un bel gol, no? Comunque abbiamo visto saltare con una marcatura non molto rigida, insomma, da parte dei difensori della Ternana. Sì, no, credo che loro marcassero la zona come poi facciamo noi, quindi non è questione di marcatura. Ho preso il tempo bene, ho fatto diversi gol in quella posizione e in quel modo, quindi è un tipo di colpo di testa che ho. Poi ci vuole fortuna, perché al 93esimo ci vuole tanta lucidità, ci vuole convinzione. Alla fine in quei frangenti fa più differenza la convinzione che la prova. Però sui calci piazzati voi del Venezia, insomma, siete bravi. Sì, no, per quello ti dico, non è stato del tutto casuale. Poi ti ripeto che in quel momento della partita, in quel minuto, fai gol più con la convinzione che con la bravura. Oh, bellissimo il gol di Domizzi, questo va detto, però intanto la Ternana difendeva senza Signorini, che era a bordo campo per farsi medicare. Insomma, difendere senza un difensore incide. E poi, al di là del fatto che la Ternana, come molte altre squadre di questo campionato, difende a zona, Gasparetto si porta su Domizzi, poi per motivi imperscrutabili si ferma e si volta. Non lo so, dal campo non me ne sono accorto, nel senso che marcando a zona io sono partito senza marcatura, perché sapevamo che loro marcavano a zona. Poi sinceramente lo rivedremo, perché come tutte le cose analizzeremo, perché sicuramente mi dispiace adesso per Gasparetto, per la Ternana, ma è una cosa che potrà servire anche a noi, perché anche noi marchiamo nella stessa maniera. Venezia ha formato trasferta, è una squadra implacabile nelle partite fuori dalle mura amiche. Oddio, implacabile ancora un po' presto, che sono passate. No, per adesso sì, sono passate poche partite, una caratteristica che però ci portiamo dietro all'anno scorso, quindi credo non sia del tutto casuale. Ovvio è che adesso per migliorare e fare un passo in avanti importante dobbiamo cercare di fare qualcosa di più in casa, perché lì ancora abbiamo faticato troppo. Ecco, un giudizio sulla Ternana, come hai visto gli uomini di Pocheschi, e se ovviamente credo che avrete studiato l'avversario in allenamento oppure in post allenamento, se ve l'aspettavate così la squadra rossoverde. Sì, ce l'aspettavamo così, anzi forse ce l'aspettavamo ancora un po' più aggressiva, perché tutte le partite che avevamo analizzato avevano sempre fatto un pressing molto più alto e molto più aggressivo. Probabilmente, questa è una mia opinione, credo il fatto di aver perso male a Bari la partita scorsa e giocare in casa una partita, non dico delicata perché siamo alla settima, ma comunque importante, ha fatto sì che almeno inizialmente abbiano avuto un atteggiamento non prudente, ma più prudente rispetto a quello che avevano abituato un po' tutti, voi compresi, credo, perché le partite che avevamo analizzato veramente facevano un pressing ultra offensivo e oggi lo hanno attuato solo nel momento in cui erano sotto di due gol, insomma. Sinceramente, sul 2-0 a vostro favore, credevate nella rimonta rossoverde? No, sinceramente no, l'ho detto, infatti siamo passati veramente da qualche minuto dove sarebbe stata una batosta incredibile per noi. Ripeto, molto sinceramente non siamo nemmeno riusciti a godere più di tanto della vittoria, perché quando l'abito ha fischiato c'era qualcuno di noi che era ancora un po' stordito. Però adesso ci godiamo un attimino questi due giorni di riposo, perché poi vincere, soprattutto fuori casa, è sempre difficile, quindi dobbiamo gioirne. Poi da martedì vedremo dove abbiamo sbagliato e perché. Ecco, te che sei uno dei giocatori di più esperienza di questo Venezia, che ci dici del mister Inzaghi? Che allenatore è? Noi ovviamente è la prima volta che fa la Serie B, quindi non lo conosciamo, visto che non abbiamo seguito il passato campionato e neanche De Ceri, no? Quindi che allenatore è mister Pippo Inzaghi?
Ma quest'anno secondo me ancora noi lo conosciamo benissimo come persona e come tecnico. Ovvio è che il tipo di campionato che dobbiamo affrontare quest'anno è totalmente diverso da quello che abbiamo affrontato l'anno scorso, nel senso che l'anno scorso le aspettative indiscutibilmente erano quelle di arrivare primi e cercare di vincere tutte le partite, quindi giustamente sia il tecnico che noi affrontavamo le partite dando meno attenzione magari a dettagli tecnici o tattici, ma perché avevi l'esigenza primaria di dover vincere sempre. Quest'anno abbiamo intrapreso un percorso diverso dove magari a scapito di rischiare un po' il risultato e perdere qualche punto in più abbiamo cambiato modulo, cosa che l'anno scorso non avevamo mai fatto. Stiamo cercando di crescere piano piano perché ne abbiamo bisogno, alla fine siamo una neopromossa, abbiamo un mix di giocatori paradossalmente tra espertissimi tipo me che hanno fatto 10 anni di Serie A e altri che non avevano mai fatto la B, quindi ci vuole tempo, ovvio che avere 10 punti dopo 7 partite aiuta la crescita, c'è più calma, c'è più convinzione, serve sempre. Hai recriminazioni sulla sconfitta interna con il Parma, sul colpo di testa di Di Cesare, anche quello su palla inattiva, una specie di quello che tu hai fatto oggi a Liberati? Sì, recriminazioni perché paradossalmente era la partita che avevamo fatto meglio sinceramente di tutte e 7 e abbiamo perso, però abbiamo vinto magari, ho pareggiato altre partite dove non meritavamo pienamente di vincere, di pareggiare, quindi siamo ancora all'inizio, adesso le squadre tendono un po' tutte a badare al sodo e a cercare di non perdere, quindi credo sia presto per fare giudizi di questo tipo. Grazie mille, in bocca al lupo.